Una buona giornata, buon sabato in questa vigilia di Ferragosto. Apriamo il nostro telegiornale, ovviamente iniziando con la pagina relativa all'emergenza sanitaria proprio in questo periodo di vacanze. Il virologo Paolo Fazzi predica prudenza perché sul succedersi delle varianti invita a non drammatizzare ma a passare in sicurezza il giorno di Ferragosto. Lo ascoltiamo. Vaccinarsi per evitare un'eventuale ospedalizzazione o una malattia grave. Il dottor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara, fa il punto sulla pandemia alla vigilia del Ferragosto, sottolineando l'importanza del vaccino. Il vaccino sicuramente ci protegge dalla malattia grave e quindi invito tutti quanti a vaccinarsi, perché abbiamo visto che la stragrande maggioranza, ma se parla del 99% dei soggetti deceduti per Covid-19, erano persone che non avevano avuto vaccino, avevano avuto una sola dose. Quindi prima considerazione, andiamoci a vaccinare. La circolazione del virus che c'è stata nell'estate scorsa e c'è pure, come i numeri purtroppo ci indicano, anche quest'estate, porteranno un grande numero di soggetti asintomatici nel periodo in cui il virus dà il peggio di sé, quindi con il freddo. Per cui da una parte appunto c'è il ruolo protettivo del vaccino, ma dobbiamo vaccinarci tutti quanti, e dall'altro c'è il rischio concreto di una nuova ondata epidemica che verosimilmente darà un numero minore di ospedalizzati e di decessi, però magari con i numeri potremmo essere anche molto, molto su, sicuramente, però fortunatamente vedremo meno decessi e meno malati. L'apertura delle scuole tra poco più di un mese sarà da seguire con attenzione, considerando che sotto i 12 anni non è prevista la vaccinazione. Purtroppo al momento dai, diciamo, i bambini al di sotto dei 12 anni non si possono vaccinare. Speriamo tutti che fra poco ci sarà il via anche per questo setting di popolazione, e si tratta tutti ovviamente di una fetta di popolazione che è scolarizzata, e quindi in pratica con l'apertura delle scuole il rischio di aumenti di casi c'è. Sulle varianti il dottor Paolo Fazzi spiega il motivo della loro aggressività nonostante il periodo caldo. Il virus, quando nella fattispecie come in SARS-CoV-2 c'è stato il salto di specie, ha trovato un organismo nuovo, un ospite nuovo, e quindi deve in pratica con queste mutazioni adattarsi gradualmente all'ospite nuovo. Quindi adesso purtroppo ci troviamo in una fase di patogenicità, perché questo virus non si è depotenziato nelle capacità patogenetiche, e dall'altra parte invece sta migliorando le sue performance in termini di velocità di contagio. Perché? Perché poi il virus, in realtà il virus che poi risulterà vincente sarà quello che avrà grosse capacità infettanti, ma che nel contempo si sarà depotenziato nella patogenicità. Adesso ci troviamo in questa fase. Queste varianti che stanno uscendo adesso sono virus che hanno migliorato tantissimo la loro capacità infettante, però non si sono ancora depotenziate. Bisogna aspettare ancora mesi, forse anche qualche anno, non lo so, spero solamente mesi, affinché ci sia un ceppo, una variante vincente, cioè ad altissima contagiosità ma a bassa patogenicità, che possa praticamente rubare il tempo e l'ospite a tutte le altre varianti più patogene. Quando si arriverà a una situazione di stallo come questa, potremmo dire che l'epidemia e la pandemia sarà scomparsa, e magari potremmo solamente essere, potremmo ammalarci solamente di un banale raffreddore, perché poi alla fine, così come hanno fatto gli altri coronavirus umani che ci danno il raffreddore comune, anche questo SARS-CoV-2 ci darà un raffreddore comune. Sarà un Ferragosto con caldo e temperature sopra la media, in un'estate torrida che tuttavia da mercoledì cederà il passo a correnti di aria più fresca che potrebbero portare ad una svolta. Ne abbiamo parlato con Raffaele Laricchia di InMeteo.net. Raffaele Laricchia di InMeteo.net, allora la prima domanda
è scontata. Veniamo da una settimana caldissima. Ferragosto, come sarà? Buongiorno, buongiorno a tutti. Ferragosto, voglio dire, la situazione non cambierà più di tanto, continua il dominio dell'anticiclone, quindi sarà un Ferragosto molto caldo, stabile ovunque. Avremo un leggero ulteriore aumento delle temperature, probabilmente sfioreremo 37-38 gradi nelle aree interne, soprattutto nella provincia di Chieti, nelle aree interne della Pescarese. Qui avremo temperature molto molto alte. Il disagio bioclimatico più elevato sarà sulle coste nel pomeriggio, dove avremo comunque elevati tassi di umidità, farà caldo poi anche in serata, sia per le temperature elevate attorno ai 30-31 gradi, sia per l'umidità attorno al 70%. Settimana post Ferragosto ci sarà una tregua, sì o no? Settimana post Ferragosto, sì. Allora, l'inizio sarà comunque ancora molto caldo, questo tra lunedì e martedì, poi da mercoledì le cose inizieranno finalmente a cambiare, infatti quindi c'è una interessante novità, subentrerà aria più fresca dal nord Europa che riuscirà finalmente a spazzar via il grande caldo, quindi riporta le temperature quantomeno nelle medie del periodo, a tratti anche al di sotto, arriverà anche qualche temporale, tutto questo a partire da mercoledì e poi soprattutto da giovedì. Sarà una tregua momentanea, ovvero tornerà poi ancora caldo sul finale di agosto, o sarà una tregua che poi ci porteremo fino a settembre? Domanda interessante, quella della prossima settimana potrebbe essere una piccola svolta che potrebbe traghettarci all'inizio ormai dell'autunno meteorologico, che come sempre inizierà a inizio settembre. È probabile infatti che dalla prossima settimana torneremo in un regime più consono a quella che è l'estate mediterranea, quindi temperature nella norma. Senza dubbio quest'estate sarà ricordata nel tempo, perché al momento è una delle più calde di sempre in Italia, ovvero da quando esistono le rilevazioni delle temperature, quindi quantomeno degli ultimi 100 anni più o meno. Sicuramente sarà ricordata perché non solo abbiamo avuto dei picchi termici estremi, quello di Siracusa di qualche giorno fa, l'Embrema, nuovo record europeo di caldo, ma più che altro per il numero di giornate calde, con le massime oltre i 30-35 gradi. Praticamente da inizio giugno, che l'anticiclone subtropicale si è letteralmente radicato tra l'Algeria, la Tunisia e il Mediterraneo. Quindi come se un'intera massa d'aria calda subtropicale secca si è spostata verso nord e vi è rimasta praticamente per due mesi. Anche per questo motivo è stato molto molto difficile riuscire a scalfirla, per questo appunto che ha dominato e incontrastato per due mesi. Sarà un Ferragosto con il pienone su tutte le spiagge, anche quella di Silvi. Il sindaco Scordella invita cittadini e turisti a trascorrere questo periodo di spensieratezza e divertimento con il massimo della responsabilità. Previste anche misure contro l'attuale carenza nell'approvvigionamento idrico. Anche a Silvi boom di turisti in questo periodo ferragostano, con strutture ricettive e stabilimenti balneari presi d'assalto. Un sollievo per le attività cittadine, grande la voglia di svagarsi e divertirsi, farlo ma nei giusti modi, e questo è il senso dell'appello lanciato dal primo cittadino Andrea Scordella. Sì, questi sono i giorni più caldi, abbiamo quasi 100.000 presenze sul territorio, dunque veramente un'affluenza sulla nostra città importante. Abbiamo fatto tante raccomandazioni, soprattutto per la movida giovanile. Sappiamo che tutti si vogliono divertire, questi sono i giorni di Ferragosto, però una
un divertimento responsabile. Quello che chiediamo, e quello che chiediamo soprattutto anche alle famiglie, di un maggior controllo verso questi giovani e soprattutto evitando gli assembramenti per le misure anti-Covid. La grande presenza turistica a Silvi e nelle altre località costiere ha comportato problematiche nell'approvvigionamento idrico. Anche in tal senso Scordella invita la cittadinanza a fare un uso razionato di acqua. Una crisi idrica regionale importante, drammatica, le sorgenti sono a secco, ACA non riesce a dare pressione alle condotte, dunque veramente tanti utenti in difficoltà. La raccomandazione che facciamo è un uso responsabile dell'acqua e soprattutto di dotarsi di cisterne, perché abbiamo messo in campo insieme all'ACA l'approvvigionamento sia nelle case private con chi ha a disposizione serbatoi autoclave, ma anche due punti di accoglienza e di ristoro dell'acqua, uno a Viale Po e uno al Multipiano in Via Roma, dove chi ha necessità può rivolgersi per essere approvvigionato. Quanto è importante per una città turistica come Silvi avere questo flusso di persone che vengono qui a trascorrere le ferie? Ma sì, dopo diciamo un'invernata difficile avevamo sentore di molte presenze, molte prenotazioni, abbiamo confermato che quest'anno insomma abbiamo tantissimi turisti sul territorio, vedo anche molto movimento di stranieri, dunque un bel risultato, sperando che tutto vada per il meglio e che possiamo goderci questo diciamo scorcio di estate. Cronaca, tre denunce e svariate criticità sono state rilevate dai carabinieri del NAS che hanno portato a termine una serie di controlli nei presidi ospedalieri abruzzesi. Farmaci scaduti, sequestrati e tre persone deferite all'autorità giudiziaria è il bilancio dei controlli portati a termine dai carabinieri del NAS di Pescara che hanno verificato le condizioni di 15 tra unità operative e ambulatori dei presidi ospedalieri abruzzesi e l'appropriatezza delle cure somministrate alle persone fragili che vi devono fare ricorso. In particolare in provincia di Chieti i militari hanno sottoposto a sequestro 5 confezioni di farmaci con data di scadenza oltrepassata rinvenuti in un carrello per le emergenze. Il coordinatore infermieristico di quella unità operativa è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Chieti. Altre due infermiere sono state denunciate in stato di libertà in quanto stavano esercitando la professione sanitaria, benché non iscritte all'ordine delle professioni infermieristiche. Documentate importanti criticità igienico-sanitarie e tecnologiche sia negli ambienti di degenza che in quelli ad uso esclusivo del personale sanitario. Le ispezioni svolte in collaborazione con i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sviluppato accertamenti sulla regolarità di contratti di alcuni operatori sociosanitari. In provincia dell'Aquila gli ispettori del NAS hanno documentato gravi criticità igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche in un day hospital oncologico. Nelle stanze di infusione è stata rilevata una temperatura superiore a 30 gradi centigradi con serrande abbassate e luci spente, nonostante la presenza di pazienti chiaramente fragili in condizioni microclimatiche che non assicuravano il cosiddetto benessere termico. In provincia di Pescara e Teramo i carabinieri del NAS hanno ispezionato diverse unità operative di 4 ospedali. Nei reparti di medicina, geriatria, day hospital oncologico si sono documentate criticità strutturali e tecnologiche, tutte oggetto di segnalazione per l'immediato ripristino e adeguamento strutturale e impiantistico. Cambiamo argomento adesso. Papa Francesco ha nominato questa mattina vescovo ausiliare dell'arcidiocesi dell'Aquila il sacerdote Antonio D'Angelo, 50 anni, nato a Castelmauro in provincia di Campobasso nella diocesi Termoli-Larino. D'Angelo affiancherà nella gestione l'arcivescovo, il cardinale Giuseppe Petrocchi, impegnato alcuni giorni a settimana a Roma per svolgere i suoi incarichi in Vaticano, in particolare come componente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e presidente della Commissione Diaconato Femminile. A chiedere a Papa Francesco nell'udienza dello scorso 4 giugno la concessione di un vescovo ausiliare che collaborasse nel servizio della Chiesa aquilana è stato appunto lo stesso cardinale Petrocchi. E questa mattina l'amministrazione comunale di Pescara e la Fraternità Misericordia hanno donato agli operatori della Movida cittadina un defibrillatore.
Grande attenzione dell'amministrazione comunale di Pescara per l'area della movida cittadina di Piazza Muzzi, dove questa mattina è stato installato un defibrillatore donato dai titolari del locale Caracò, Francesco Belardo e Lorenzo D'Arcangelo. Si tratta di una pregevole iniziativa tra pubblico e privato che vede nella zona più frequentata della città un presidio sanitario che in caso di emergenza potrà servire a salvare vite umane. Questa mattina, in occasione della consegna del defibrillatore, i volontari della Misericordia hanno effettuato una simulazione di soccorso in strada. Quando parliamo di sicurezza pensiamo spesso alle telecamere, forze dell'ordine, ma la sicurezza è anche pubblica incolumità in termini di sanità. E così, grazie anche alla donazione di un commerciante, spesso qui i commercianti ed esercenti sono sempre messi sotto tiro per il caos della sera, invece in questo caso un commerciante ha dato un suo contributo importante, ha voluto donare all'amministrazione comunale un defibrillatore che oggi abbiamo installato, stiamo installando in questa piazza, proprio all'angolo, visibilmente fruibile per tutti. Con la Misericordia faremo un piccolo corso di utilizzo del defibrillatore, anche una piccola simulazione, per dimostrare che la sicurezza è anche questo ed è importantissimo in un luogo affollato come questo guadagnare quei minuti preziosi nell'eventuale soccorso per salvare la vita umana. La Misericordia di Pescara svolge servizi in convenzione 118 quotidianamente, e da qui l'importanza dell'utilizzo di un defibrillatore semiautomatico che rappresenta sicuramente un presidio utile alla salvaguardia della vita. Oggi la Misericordia di Pescara svolgerà una piccola simulazione per far comprendere alla cittadinanza di Pescara che cosa significa e come ci si comporta in caso di un arresto cardiaco. Ovviamente noi effettuiamo non solo servizi in convenzione 118 ma anche una serie di corsi di formazione che sono totalmente gratuiti per chi vorrebbe conoscere le prime manovre di intervento appunto su delle fattispecie sanitarie. La Misericordia oggi appunto è presente qui con i nostri volontari che spiegheranno a tutti quanti come operare nel caso in cui una persona all'improvviso sia colta appunto da un arresto cardiaco e quindi da fibrillazione ventricolare. Questa piazza non è frequentata solo da ragazzi molto giovani ma anche da persone un po' più grandi. Noi facciamo lavoro notturno, vendiamo drink oltre ad aperitivi cenati e qualche giorno, un tempo fa è successo un episodio che una persona non si è sentita bene. Da lì ci è venuta questa idea. Abbiamo pensato di donare questo defibrillatore per dare d'esempio agli altri commercianti e per dare un servizio a questa piazza. E dopo Ferragosto al via Francavilla le feste patronali di San Franco. Se ci saranno anche i fuochi pirotecnici a mare, bisognerà aspettare però martedì prossimo. Si avvicina l'appuntamento con le festività del santo patrono di Francavilla, San Franco, il 18 agosto. Ci saranno anche i fuochi, sindaco? Questa è la domanda che tutti si fanno. Questo è il tema. C'è stata questa raccomandazione del prefetto di Chieti, che secondo me si riferiva a situazioni diverse da quelle di Francavilla, perché noi intendiamo fare i fuochi a mare come nello scorso anno, su tutti e 7 km di costa, sparando proprio dall'acqua, dal mare, quindi pericolo di incendi non ci sarebbe. Però a scanso di equivoci è stata convocata la commissione per martedì, la commissione prefettizia che si occupa appunto di questi temi, verranno qui a Francavilla, gli faremo vedere dove abbiamo intenzione di collocare i punti di sparo e io mi auguro che insomma ci sarà la condivisione e quindi la possibilità di fare i fuochi a mare. Io, se nessuno me li vieta, li farò i fuochi a mare, perché ci sono rimasti solo quelli, visto che vari concerti e altre feste per San Franco abbiamo dovuto annullarle. Noi registriamo un pienone, forse è andata addirittura meglio dello scorso anno, le attività commerciali stanno facendo il loro lavoro e sono tutti gli alberghi, i B&B e le case, siamo praticamente sold out e quindi siamo nel pieno, bene così, è frutto del lavoro fatto in quest'ultimo decennio, del quale vado orgoglioso e sono fiero. Francavilla è rinata, ma questi francavillesi lo sanno molto bene. Appena uscito dall'acqua e il bagno di metà mattina, com'è andato? È andato bene, veramente da stamattina presto sono in acqua, mi godo anche io il nostro mare. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema che però è in via di risoluzione anche sulla costa, cose che succedono, una città fortemente antropizzata, in generale però abbiamo un'acqua pulitissima. Andiamo a Giulianova adesso, sarà un fine agosto di grandi nomi con i concerti di Enrico Ruggeri il 16 lunedì e Fred De Palma il 19. I due eventi si svolgeranno in piazza Belvedere
con biglietti acquistabili in prevendita. L'accesso sarà consentito a chi è munito di Green Pass. Per chi è sprovvisto, l'amministrazione comunale ha previsto un punto dove si potranno effettuare tamponi rapidi. Sarà un post Ferragosto importante dal punto di vista anche degli artisti e dei concerti, due nomi importanti. Sì, avevamo voluto mettere in campo un calendario importante per dare questo segnale di ripartenza e di rilancio. Abbiamo preparato la città nel migliore dei modi, proprio per essere una destinazione che trasmettesse quella gioia, quella festosità e quella ospitalità e accoglienza che è tipica del nostro territorio. Tantissimi eventi, oltre 160, che vedono il culmine qualitativo a livello musicale con due grandissimi artisti in generi diversi che abbracciano varie generazioni e sono appunto Enrico Ruggeri il 16 di agosto e Fred De Palma il 19. Quale sarà lo scenario e le modalità di accesso? Lo abbiamo voluto in un luogo bellissimo della nostra città e perché quello era l'obiettivo, tantissimi eventi li abbiamo fatti per valorizzare i luoghi e abbiamo scelto Piazza Belvedere, Piazza della Libertà. E il rispetto ovviamente sarà quello delle normative, si potrà entrare con il Green Pass, abbiamo delle convenzioni con la farmacia adiacente appunto gli ingressi che potrà permettere a chi non ha il Green Pass di fare i tamponi e quindi accedere piacevolmente all'evento. Città di Giulianova che nonostante la pandemia mantiene attivo questo modo di essere protagonisti durante l'estate. Sì, avevamo un obiettivo ambizioso, un obiettivo importante, abbiamo messo in campo tutte le risorse, tutte le energie, anche grazie ai lavori della Consulta del Commercio, della Consulta del Turismo in primis, abbiamo creato la City Ambassador Giulia che accoglie e dà il benvenuto, il City Express, il trenino di Giulia, abbiamo riaperto la Pinacoteca ovviamente per la cultura, è stato un lavoro di squadra che coinvolge tutta l'amministrazione e ovviamente tutti quelli che sono gli operatori commerciali. Turistici ed economici della città. E adesso apriamo la pagina dello sport. Questo pomeriggio alle 17.30 a Pescara in campo nell'amichevole di lusso di Castel di Sangro contro il Napoli di Luciano Spalletti. Ieri invece il successo del Teramo di Misura 2-1 contro il Castelnuovo, gol di Chiare Mateng e Trasciani. Noi rivediamo le azioni salienti della partita e poi le impressioni del tecnico biancorosso Federico Guidi al 91esimo. Finisce 2-1 il primo test amichevoli e anche ultimo per il Teramo prima della Coppa Italia, 2-1 qui al Bonolis contro il Castelnuovo grazie ai gol messi a segno nel primo tempo da Chiare Mateng, nel secondo tempo da Trasciani con il momentaneo pareggio per il Castelnuovo firmato da Francesco Ripa. Un Teramo che nel primo tempo, soprattutto nei primi 20 minuti, si è fatto vedere di più rispetto ad un Castelnuovo che ha avuto un po' più di tempo per liberarsi magari dai complessi di inferiorità per la categoria superiore del Teramo proprio rispetto alla formazione di Guido Di Fabio. Ha iniziato le danze la marcatura di Chiare Mateng con una difesa del Castelnuovo che si è fatto trovare impreparata proprio sull'azione che poi ha portato al gol dell'attaccante biancorosso, ma il Teramo è stato anche a Zosmanovic all'11esimo che con un cross ha servito sul versante opposto Rillo, il cui tentativo però è finito alto sulla traversa. Ancora Teramo al 14esimo con un tentativo di Mungoli, prima intenzione parato però da Grace, un portierino classe 2004 del Castelnuovo. Al 15esimo c'è stata invece il primo squillo del Castelnuovo con una respinta su Emili e fa un po' da anticamera a quello che sarà il gol del Castelnuovo che arriva un minuto più tardi quando dagli sviluppi di un calcio di punizione Ripa si trova colpevolmente un po' troppo solo sul secondo palo ed è libero di testa di insaccare per il gol del pareggio del Castelnuovo. Il Teramo prova la reazione con una conclusione, con un calcio di punizione di Arrigoni che trova però l'estremo difensore del Castelnuovo pronto alla respinta. L'ultima azione del primo tempo è costruita tutto in velocità con Kappa che va al servizio per Mungo, una bella parata proprio da parte del portiere 2004 del Castelnuovo, impedita
inserisce, nega il gol al centrocampista biancorosso. È una gara accesa, ci sono diversi falli, non si tira la gamba indietro e c'è anche una rissa al 32esimo che viene però nel giro di pochi minuti sedata, ma è una cattiveria agonistica che si porterà per tutta la gara e che non è insomma propria di un amichevole. Nel secondo tempo il tecnico del Teramo Federico Guidi preferisce sostituire il solo Mungo e far entrare Cucurullo, uno degli ultimi arrivati in casa biancorossa, mentre il Castelnuovo con Di Fabio inserisce Alfieri, Rozzi, Foglia e Sec come primi cambi appunto del secondo tempo. È una ripresa in cui ci sarà soprattutto il Teramo a farla da padrona per quanto riguarda i tentativi verso la porta, con Arrigoni che all'ottava prova a servire Azzi Osmanovic, il cui tentativo però finisce alto sulla traversa. Al 22esimo ancora Azzi Osmanovic, protagonista di un ottimo secondo tempo, in una bella discesa appunto dell'esterno di Guidi, la palla che poi viene servita dallo stesso terzino a Birligea, che con una girata però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 28esimo quello che sarà il gol vittoria per il Teramo, con un calcio d'angolo battuto da Cappa e Trasciani che di testa firma appunto quello che sarà il definitivo 2-1. Per il Teramo sabato prossimo, sabato 21 agosto, sarà già tempo di primo impegno ufficiale della stagione qui allo Stadio Monolis contro il Monterosi e poi si virerà direttamente sul campionato. Era importante oggi prendere confidenza con le distanze, con le misure del campo. Chiaramente i ragazzi era giusto valutarli contro un avversario, anche se pur di categoria inferiore, di Serie D, ma con pur un'ottima squadra di categoria, valutarli anche sotto l'aspetto mentale, visto i grossi carichi che si sono sobbarcati in questo periodo di ritiro, e chiaramente le gambe ancora non girano a mille. Si sono visti, come giusto che siano in questo momento, cose positive e tante cose da migliorare, ma è fisiologico in un percorso di crescita, in un percorso che abbiamo appena iniziato pochi giorni fa. Sì, la squadra è sempre stata propositiva, ha sempre provato a imporre il gioco. Qualche volta siamo mancati perché abbiamo perso nel nostro possesso delle distanze che ci hanno precluso, una volta persa palla, di andare a riaggredirla e andarla a riconquistare il più velocemente possibile. Però insomma la squadra ha creato, secondo me ancora dobbiamo lavorare molto sulla velocità della palla, ma questo è normale che sia così, perché i ragazzi hanno le gambe piene dai tanti lavori che abbiamo fatto in questi giorni, e poi si sono emerse delle difficoltà e delle problematiche che saranno motivo di confronto con i ragazzi, perché servono poi, sono dettagli che dobbiamo eliminare per migliorarci e per farci trovare pronti poi per il campionato. Ma intanto sono estremamente soddisfatto perché ho conosciuto un gruppo straordinario dal punto di vista della maniacalità del lavoro, sono dei professionisti esemplari, hanno mentalità, gli allenamenti vengono sempre svolti a grandissima intensità e soprattutto non pensavo di trovarli così pronti. È un gruppo estremamente recettivo e qualsiasi cosa gli venga proposta è una squadra che prova a rimetterla in campo in ogni singolo allenamento, quindi la predisposizione di questi ragazzi e soprattutto la mentalità di questi ragazzi sono la cosa che mi ha impressionato maggiormente e che rimarcherò continuamente, perché vederli allenare è veramente divertente. Scendiamo in Serie D adesso, perché dopo Salvatori e Pedalino altri due colpi per il Nereto di Senigallesi. In difesa arrivano infatti Ferrini e Tipaldi, entrambi reduci dall'esperienza nello scorso anno di Serie D con il Real Giulianova. Sono molto entusiasta per questa nuova stagione, comunque l'anno scorso è stato il primo anno in cui mi trovavo nella categoria Serie D, quindi all'inizio ho un po' faticato, poi pian piano ho preso ritmo e mi sono trovato molto bene sia con la squadra che con la società, quindi decido di risposare il progetto e ce la metterò tutta per fare del mio meglio con questa maglia. Che cosa ti aspetti proprio da questa esperienza qui in Nereto? Mi aspetto di fare un buon campionato, non mi sbilancio se in che posizione, però abbiamo un mister molto, molto bravo
quindi non può far altro che insegnarci molte cose e migliorare la squadra al meglio. Ho visto che un sacco di squadre si sono rinforzate, quindi poi sappiamo che questo è un campionato duro e sicuramente il girone d'andata sarà diverso dal girone di ritorno come ogni anno, però noi cerchiamo di fare punti subito perché la cosa che conta di più sono quelli poi. Ecco, per quello che riguarda invece il tuo apporto in questa nuova realtà, le tue prime impressioni in questi primi giorni di allenamento e di ritiro? No, mi sono trovato bene, dai, il campo è messo anche bene, il mister ci sta facendo lavorare anche tanto, è comunque un nuovo modo di vedere il calcio e sono contento perché sicuramente ci farà crescere. Le tue prime parole per i tifosi Nereto? Forza Nereto e speriamo di vincere. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con l'informazione di TV6 alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.